Cari amici, sono Emiliano Babilonia. Questa è la terza parte dell'intervista che ho fatto con lo psichiatra Paolo Scioni, lo scrittore del libro Neuroschiavi. Il dottore mi ha fatto anche commuovere perché mi ha proposto di poter collaborare con lui nelle ricerche, nei studi e nelle soluzioni relative al sistema deviato del controllo mentale. Come potete vedere, amici, le mie ricerche, i miei sacrifici, le mie scoperte, le mie analisi, che vengono derise da molte persone del web e da molte vittime del controllo neurale, ma che in realtà i veri ricercatori, i veri dottori, i veri professori, i veri scienziati ritengono la nuova frontiera della nuova scienza in neurofisiologia. Buon ascolto, amici. Spero che questa occasione sia l'inizio di una collaborazione tra di noi, perché a me farebbe molto piacere, appunto avendo anche degli esperti che sanno come, diciamo, con quale tecnologia anche poter intervenire su questi fenomeni. Quindi sono contentissimo di collaborare con lei. Certamente possiamo quindi, diciamo, mettere insieme le nostre competenze e arrivare anche a una definizione. Io credo che anche qui forse non sia casuale che questo settore sia stato lasciato un po' come settori, cioè tipo frazionato, no? Quindi sempre il divide e timpera, no? In qualche maniera se chi si occupa di queste cose non riesce a mettersi insieme a fare qualcosa è più facile da combattere, no? È più facile da tenere buono. E quindi in realtà credo che a chi si dedica a queste violenze sulla mente degli altri non faccia piacere che ci sia invece una consapevolezza diffusa e anche che si mettano insieme queste conoscenze per produrre un unico canale di intervento. Sì, infatti quando io ho aperto la radio web, Emiliano Babilonia Spreaker, l'aveva aperta all'inizio proprio per mettere insieme le testimonianze delle persone che venivano sottoposte a questi trattamenti o che avevano patologie anomale non riscontrabili nella psichiatria. Sì. Quando ho messo questa radio, l'avevamo messa per registrare le riunioni che noi facevamo a Roma tutti quanti insieme e dare delle piccole testimonianze e cercare di aiutare perlomeno moralmente le persone che venivano sottoposte a questi sistemi e non fargli fare magari gesti disperati. E molte persone che hanno sentito le nostre registrazioni hanno incominciato a capire che le loro patologie non venivano da loro, ma che venivano dall'esterno. E quando hanno seguito determinati consigli che noi abbiamo dato, ovviamente noi diciamo sempre di andare da uno specialista, da un dottore e fare tutti gli accertamenti, perché essendo io sono un tecnico, un perito elettrotecnico industriale, non sono un medico, quindi non posso dare una diagnosi a un paziente e dire hai la schizofrenia, hai manie depressive, sì. Non lo posso dire. Allora abbiamo dato solamente dei consigli per vedere se alcune persone potevano avere delle patologie che erano state indotte dall'esterno, perché tanti si autosuggestionano quando sentono le nostre interviste, quando sentono le nostre dichiarazioni che facciamo sulla radio web e su internet. Questo è molto significativo, è molto, voglio dire, molto interessante. È come quello scienziato ha dato a tutti i pazienti delle caramelle e gli ha detto: questa pillola risolverà i vostri problemi, e dopo un po' di giorni i pazienti sono andati da lui e hanno detto: è vero, questa pillola mi ha guarito, ha fatto un miracolo. Invece erano solo delle caramelle. Quindi ma il discorso sull'effetto placebo in effetti è molto considerato recentemente. Addirittura io ho sentito al congresso della Società Italiana di Psicofisiologia dello scorso anno, in cui praticamente è stato detto che, portando delle prove, che appunto è il farmaco che imita l'effetto placebo e non l'effetto placebo che imita il farmaco. Quindi esiste una
diciamo, modalità assolutamente che va approfondita, per cui l'organismo di per sé fabbrica delle sostanze, fabbrica di tipo curativo, quindi diciamo che c'è un vero e proprio effetto farmacologico delle sostanze prodotte naturalmente dall'organismo. Era il vecchio vis sanatrix senatura, no? Dei nostri antenati, no? Che in effetti è la natura stessa che ha la forza di guarigione che noi dobbiamo semplicemente incanalare e portare alla luce in qualche modo. Invece il farmaco che agisce in maniera brutale può produrre più effetti negativi che positivi. È vero questa cosa, perché tante persone magari si imbottiscono di farmaci pensando che risolvono il problema, ma in realtà lo peggiorano. Sì. Niente, mi fa piacere questa cosa che possiamo fare una collaborazione Ma insieme. grande piacere, ma veramente concretamente, perché io a questo punto, siccome attraverso anche nello schiavo ho avuto diversi casi che mi si sono rivolti, io posso indirizzare da lei a questo Crea la giustizia e dall'altra parte crea l'ingiustizia. Quindi. proprio guardie e ladri, insomma, seguono tra di loro. Va Però bene. dello stesso circolo. E se ci possiamo dare del tuo, mi farebbe piacere. Ah, va bene. Basta Allora, iniziare. Sì. sì, allora ti posso dire, ecco, inizio piano piano, che noi possiamo fare anche delle altre interviste, sempre parlando di quest' argomento, e cercare di approfondire i vari campi della psichiatria relativa ai campi elettromagnetici, relativi a queste studi che lei ha fatto, e anche parlare del libro, questo qui Neuroschiavi, ma anche parlare anche dell'altro libro che è molto importante, perché lei parla proprio di un argomento Ci diamo del tuo, eh? Ci diamo del tuo. sì, cioè, No, che parla. tu dicevi paranoia se l'altro Quell'altro libro. libro che è molto Sì, importante. infatti. Tra l'altro, sul discorso di paranoia potrebbe esserci una seconda edizione in cui si potrebbe mettere questa cosa che esistono dei casi impropriamente, diciamo, classificati come paranoia che sono tutt'altra cosa. Questo potrebbe essere lo sviluppo, no, del libro. Potremmo. Quando esce la nuova edizione? No, Paranoia non ha in programma per ora una nuova edizione. Quello del Neuroschiavi dovrebbe uscire, io credo, forse in un mese o due a questo punto, la nuova edizione, ma diciamo che ci sono queste novità sul piano di queste testimonianze, soprattutto di quella persona che dicevo prima, che è molto, molto ben. Secondo me è dettagliata, ecco, su tutte le frequenze, perché lei è andata in California, si è fatta fare anche lì tutte le valutazioni dei campi elettromagnetici a cui era sottoposta, eccetera. Insomma, c'è questa cosa nuova, ecco. Però, diciamo, il discorso di paranoia potrebbe essere in un futuro un po' più a medio termine. Dove si potrebbe mettere, per esempio, questi casi di pseudo-paranoia, che invece sono casi assolutamente diversi, in cui ci sono delle prove che è tutt'altra genesi. Certo, sì, perché infatti purtroppo non è facile spiegare a una persona che viene sottoposta a determinate radiazioni, a determinate frequenze, se è una patologia sua o una patologia esterna, perché veramente diventerebbe, cioè l'Italia diventerebbe come Auschwitz, perché operano con queste tecnologie che potrebbero manipolare, ma sapendo che chi le crea queste tecnologie creano proprio la manipolazione per creare dei zombie che camminano per strada. E per far passare tutto, rendere tutti così ormai proni a qualunque decisione che viene presa, siamo così rassegnati, no? Questa è una forma ancora più forte per rendere gli individui non più reattivi, no? Quindi. Sì, loro vorrebbero, cioè stanno creando proprio questo. Vogliono creare delle Una persone sottrazione a questo ipnotizzate, narcotizzate, che sì. seguono ordini impartiti attraverso le radiofrequenze dell'etere.
Amici, avete potuto sentire la terza ed ultima parte della prima intervista che ho fatto con lo psichiatra dottore Paolo Scioni, scrittore del libro Neuroschiavi. Come potete vedere, amici, le mie ricerche, i miei studi, le mie analisi, che vengono viste da molti ricercatori di fama nazionale e internazionale, da molti scienziati, da molti dottori, da molti specialisti nel campo della neurofisiologia, delle analisi effettuate attraverso un elettroencefalografo, delle analisi che vengono effettuate attraverso i campi elettromagnetici, un misuratore di campo e le frequenze che vengono analizzate da me attraverso la distorsione del campo elettromagnetico derivante le frequenze fisiologiche della risonanza di Schumann o l'attacco con arma di energia diretta ad onda convogliata che rimette manipolando le frequenze fisiologiche attraverso attacchi con arma di energia diretta destabilizzante, attraverso campi elettromagnetici che vengono sparati nei nostri centri nervosi come un elettroshock continuo, come una manipolazione indotta attraverso una lobotomia cerebrale che devia il ragionamento delle cavie umane, devia il ragionamento delle vittime del controllo neurale, cambiando il loro ragionamento, facendo credere che le soluzioni che io sto trovando, facendo credere che le mie ricerche che io sto facendo, facendo credere che le mie analisi che io sto effettuando tutti i giorni non servono a nulla, ma che le loro soluzioni sono migliori a tante altre soluzioni di un'equipe di ricercatori che opera per risolvere il problema del controllo mentale, il problema dell'elettroinquinamento, il problema delle manipolazioni indotte attraverso le frequenze in elettrosmog che vengono sparate nel nostro corpo, nel nostro cervello. Un saluto a tutti amici da Emiliano Babilonia. Ricordatevi la mia radio web Emiliano Babilonia Spreaker.